Tra i miei generi preferiti c'è sicuramente il thriller e il giallo all'italiana. Voglio parlarvi di un film molto molto importante. Nel 1971, La corta notte delle bambole di vetro, scritto e diretto da Aldo Lado, un regista di culto assoluto, che qui ha la sua opera prima, e che opera prima? Film scritto e diretto da lui, è una perla assoluta del cinema italiano. Thriller, dicevamo. Partiamo dal titolo. La corta notte delle bambole di vetro in realtà avrebbe dovuto intitolarsi in origine Malastrana, che è un quartiere di Praga, infatti la storia si svolge a Praga. Però ai produttori il titolo Malastrana non piaceva perché forse al pubblico non sarebbe piaciuto, Malastrana, un qualcosa che forse ricordava vagamente i Malavoglia, quindi qualcosa che non ti invoglia andare al cinema. Vabbè, ignoranza sesquipedale, che ne parliamo a fare, comunque. Malastrana viene scartato, si opta per un titolo che è La corta notte delle farfalle. Ricordiamo che siamo nel 71, è un periodo in cui il giallo all'italiana sta prendendo sempre più piede con i film di Dario Argento, e quindi tutti i registi che si cimentano infilano un animale nel titolo, anche con un pretesto, comunque ci ficcano dentro l'animale. L'uccello, il gatto, quello che sia. Il caso vuole che un mese prima dell'uscita del film di Aldo Lado esce nei cinema Una farfalla dalle ali insanguinate, film giallo diretto da Duccio Tessari. E allora che facciamo? Facciamo uscire un altro film sempre con le farfalle nel titolo? E allora si cambia e erano già stati stampati anche i manifesti del film, le locandine, La corta notte delle farfalle. Al posto delle farfalle ci appiccicarono una pecetta con scritto delle bambole di vetro. Perché le bambole di vetro? A parte che nel film non c'entrano nulla. Forse perché era uscito il film di Bava l'anno prima, Le bambole per la luna d'agosto, 5 bambole per la luna d'agosto, quindi forse le bambole potevano forse richiamare il pubblico al cinema. Vabbè, comunque, film sfortunato nel titolo, certamente, ma non nella riuscita e non in quello che è il risultato finale, che è assolutamente eccezionale. Giusto per capire, protagonista principale abbiamo Jean Sorel. Poi c'è Mario Adolf, Ingrid Tulin, la bellissima Barbara Bach, un cast niente male. Comunque, protagonista principale Jean Sorel, che in effetti proprio all'inizio del film viene ritrovato morto in un parco da un netturbino e portato all'obitorio. In realtà egli risulta morto, il battito cardiaco è assente, il corpo non risponde a nessuna sollecitazione, in realtà però il cervello è ancora attivo. E quindi l'uomo cerca disperatamente di comunicare, gridando, chiaramente senza che si muova un muscolo delle labbra o un dito del niente, non riesce a muoversi, è completamente paralizzato in uno stato di catalessi, però in realtà è ancora vivo. E qui cerca disperatamente di chiedere aiuto, ma non riesce a comunicare, e quindi è soltanto il cervello che è ancora funzionante. Il caso vuole però che anche dopo qualche ora non interviene il rigor mortis, la temperatura del corpo si mantiene sempre sui 30-32 gradi, ed è una cosa strana, e quindi c'è un dottore amico suo, che lavora lì al pronto soccorso, che dice: ah, questa cosa è un po' strana, cerchiamo di capire come mai. Cerca addirittura di rianimarlo, e durante questi tentativi l'uomo cerca ancora disperatamente, urlando nel suo cervello, cerca di chiedere aiuto. Già i primi 5-10 minuti di film ti inchiodano alla poltrona e non ti fanno muovere più, perché poi il film in effetti si svolge tutto con una serie di flashback, perché chiaramente essendo l'uomo immobile disteso sul tavolo dell'obitorio con la mente cerca di ripercorrere gli eventi che lo hanno portato a finire lì, e quindi il film è tutto un flashback. Il 90% del film, anche 95% se vogliamo, è tutto flashback, e ci racconta la storia di quest'uomo che è un giornalista americano che si trova a Praga per lavoro. A un certo punto gli scompare la fidanzata Barbara Bach. Lui comincia a cercarla, indaga per conto suo e scopre un giro di ragazza, cioè un giro, scopre che la ragazza è scomparsa, ma ne sono scomparse anche altre giovani come lei, e quindi indagando, indagando, finisce in un club che si chiama Club 99, un circolo musicale frequentato da persone, insomma, di un'elite di persone anziane, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine si scoprirà che questo Club 99 nasconde degli oscuri segreti, dei riti massonici. Insomma, cose un po' particolari. E lui alla fine si ritrova addormentato, perché coloro che si ribellano vengono addormentati, e lui finisce addormentato
e tutti lo credono morto, ma lui in realtà è ancora vivo. E la storia andrà avanti così, con questi flashback, lui che cerca di ricordare, e il pubblico che cerca di capire come andrà a finire questa storia di questo poverino, ma alla fine lo salveranno, non lo salveranno, si sveglierà, non si sveglierà, questo non ve lo posso dire, vi posso garantire che il finale è uno dei più belli in assoluto ed è in grado di regalare brividi veri, ma brividi veri, eh? Un finale da urlo, urlo muto. Fantastico, spettacolare, bellissimo. Uno dei miei film preferiti in assoluto. E pensare che questo film è stato invisibile per tantissimi anni. Io l'ho visto come al solito, come ripeto sempre, sulle vecchie e gloriose TV private, sul fine degli anni 70, quando ero praticamente un ragazzino di 10 anni, ma l'ho visto un sacco di volte. E mi ricordo che quando arrivavo al finale rimanevo sempre estasiato. Dopo tanti anni, finalmente il film adesso è fruibile e visibile, perché i primi sono stati, non so se è stata la prima edizione in un video in assoluto, ma non lo so. Comunque questa bellissima videocassetta era una di quelle della serie della Scendene e Moizzi che usciva in edicola sul fine degli anni 90, primi anni 2000, con la supervisione di Nocturno, di quelli, dei ragazzi di Nocturno che facevano dei libricini, insomma, che accompagnavano queste cassette, queste collane, dedicate all'horror, al thriller, al poliziesco, al western, alla commedia. Ne hanno fatte tantissime e tra l'altro molti di questi film ancora oggi usciti in cassetta per queste collane non sono ancora mai stati editati né in DVD né in Blu-ray, quindi sono ancora oggi delle chicche preziose. Non è il caso fortunatamente della Corta Notte delle Bambole di Vetro, perché oltre alla videocassetta è uscito questo DVD italiano, credo nel 2005, ma c'è questa scritta qua, indegna, c'è scritto Serie Z. Ma non vi vergognate. Serie Z è un capolavoro come questo. Perché Serie Z? Perché la Surf Film, che in quel periodo fece uscire una serie di film del loro listino, film italiani, riteneva che fossero cinema di genere e quindi diciamo di serie B, ma voglio anche ammettere serie B, che poi qua non è affatto serie B, ma vabbè, vogliamo farlo passare. Io voglio dare buono, ma Serie Z mi sembra una cosa assolutamente vergognosa. E secondo me non hanno manco visto il film di cui stanno parlando. Non si può definire Serie Z un capolavoro come questo. Ma scherziamo, ragazzi, ma veramente facciamo. Allora, i ragazzi che oggi lo guarderanno, che non lo conoscono, lo troveranno sicuramente, come si suol dire, lento. Ma lento cosa? Ragazzi, posso dire una cosa? Non capite un cazzo. Lento non esiste. Esiste l'autore che con la sua idea di cinema, col suo ritmo e con la sua sceneggiatura vi porta dove vi vuole portare. Se avete fretta, se avete lasciato il gas aperto a casa, se dovete correre, il film non ve lo vedete al cinema, avete fretta, è lento, ci avete da fare? Un'ora e mezza, no? Ci avete da fare? Allora non ci andate, non lo guardate. Vabbè, adesso al cinema no, perché lo si può vedere chiaramente in altri modi. Televisione, DVD, Blu-ray, quello che sia. Blu-ray, dicevamo, eccolo qua. Cioè abbiamo questo. Questo qui è uscito in Inghilterra per la 88 Films, e quindi dietro c'ha anche la copertina reversibile con il titolo inglese. Ma ovviamente io l'ho girata e me la tengo col titolo italiano, che è una finezza e ci piace. E ci piace così, siamo italiani, no? Ovviamente appunto audio italiano, e quindi abbiamo anche un bel Blu-ray. Nel film ci sono le bellissime musiche di Ennio Morricone con la solita voce di Edda dell'Orso che accompagna questa sorta di valzer malinconico, quasi un preludio di morte. Morricone, ragazzi, ma di che parliamo? Aldo Lado, Ennio Morricone, film clamoroso. Posso dire, forse l'unica nota stonata per me è il protagonista Jean Sorel. A me Jean Sorel non è mai piaciuto, non ci posso fare niente. Sarà pure un belloccio, l'occhio azzurro, la land de l'onde dei poveri, tutto quello che vuoi. Perché mi si spegne sempre qui? Tutto quello che vuoi, ma come attore
ha sempre la stessa espressione, o che gli muore la mamma, o gli rapiscono la fidanzata, o che vince 1 milione di dollari, o che va sulla sedia elettrica, ha fatto i film con Lenzi, con Fulci, tutti gialli, che a me piacciono tanto, ma lui è inespressivo al massimo, non lo so, boh, però forse la bella presenza gli ha permesso di fare così tanti film, ma come attore a me non è mai piaciuto e mai mi piacerà. Però ciò non toglie che il film comunque in questione, il film di Lado, è comunque un gioiello assoluto che vi consiglio assolutamente di recuperare. Da vedere, da vedere, da vedere.